Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Elix Tony. Ora dico il nome completamente, Elix Tony, così insomma un po' per ca cambiare insomma. Oggi siamo ritornati su Respawn Nables, perché oggi ragazzi volevo mostrarvi alcune cose che avevo fatto nel gioco. Inoltre ragazzi, cioè insomma, avevo portato solo due video e in soli pochi giorni sono arrivato a livello 47. Sì ragazzi, sono arrivato a livello 47 giocando come, insomma, giocando furioso, insomma, come un pro, insomma. Ok, smettiamo di fare lo stereotipo pro e nabum. Ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, oggi volevo portare questo video per provare a fare una partita in single player, perché tanto oggi non farò tanto il multiplayer, perché il multiplayer, ragazzi, è una roba incredibile. Non si può giocare perché ci sono giocatori che sono a livelli della miseria, che hanno armi che ti uccidono in pochi secondi. E poi, cioè, è difficile vincere anche la partita a squadra, quindi è una roba da matti. Quindi perciò magari porterò solo una partita a missioni che in single player. Quindi stavo dicendo che sono arrivato con l'aggiornamento, perché c'è stato anche un aggiornamento, e hanno aggiunto nuove armi, e così ho potuto comprarmi questo fucile che assomiglia a quello normale, al fucile d'assalto che probabilmente avrete visto nei miei due video che ho fatto di Respawnables. Ma è molto diverso, anzi, questo fucile, ragazzi, è una roba incredibile, perché spara acqua, ma fa danno e soprattutto rallenta i nemici. Poi, inoltre, adesso mi mostro i vestiti che ho comprato. Infatti, per la testa ho il metodo da combattimento che ha il 5% di salute, per il corpo giubbetto che ha più salute. Il 2% di salute, e per le gambe ho preso i jeans da cowboy che mi danno il 5% di agilità. Inoltre ho comprato anche le maestrie, ragazzi, che mi aumentano la precisione, i danni e la velocità. Poi vabbè, tanto potete fermare il video e potete vedere quello che ho equipaggiato. Infatti ci sono un sacco di robe, ragazzi, incredibili che ho potuto comprare con le maestrie. Quindi ovviamente poi potete anche fermare il video per vedere che capacità danno a me. Poi comunque sto pensando se portare poi di nuovo Special Force Group, perché volevo provare a fare la modalità zombie. Quindi vabbè, poi lo porterò o domani o un altro giorno se non ho impegni. Comunque io direi di iniziare con la partita in single player, a parte che ci sono delle missioni che dovrei fare, però purtroppo non posso farle perché non ho il fucile al plasma, e quindi cazzeggiamo un po'. Poi ragazzi, io ho anche intenzione di comprare, cioè non di comprare, voglio dire di installarmi Call of Duty Mobile. Ok, si inizia già bene. Ok. Perfetto, ecco, vedete? Sono diventato potente. Sono fortissimo. E però comunque questi poteri, alcune maestrie, però se io tipo rimango fermo, oh ok, muoio malone. Ok, stavo dicendo che avevo intenzione di installarmi Call of Duty Mobile. Sì ragazzi, Call of Duty Mobile, ovviamente gioco Call of Duty per Android, per provare a vedere se poteva essere interessante. Poi lo portano un sacco di miei amici, quindi mi incuriosiva portarlo. Comunque so la saga, ho presente la saga di Call of Duty, di quelle spara tutto lì in prima persona, però anche mi piace un sacco, anche se purtroppo non posso portare video. Ok. Ah, ecco, sono morto. Poi non so se un giorno riuscirò anche a portare video sul PC, ma spero di riuscirci. Ok. Come vedete, aiaiaia, ok. Ok, ho rischiato la morte, ma sono ancora vivo. Ok, come vedete, quest'arma fa un sacco di danni. E oltre alle maestrie, cioè, sono veramente potenti. Ok,
Ecco, mi ha ucciso di nuovo sto maledetto Snake Predator. E vorrei anche provarmi a comprare i punti per avere le maestrie. Se almeno sto qua non mi colpisce. Ecco, perfetto. Ecco. Eccoti! Ti sei suicidato anche, eh? Mamma mia, cioè, sto gioco è incredibile. A parte che adesso sono diventato quasi un professionista. Oh, grazie per avermi ucciso il nemico. Grazie, Rocket Crash. Sì, adesso sto anche diventando analfabeta. Ma vabbè, ecco. Ok. Sì, mamma mia. Sto fucile è anche potente, anche se non fa così tanti danni. Poi comunque ho anche comprato un'altra arma che avevo intenzione di farvi vedere. Che forse è anche molto meglio di questa. Ok. Perfetto. Beh, abbiamo guadagnato un sacco di punti, ragazzi. Ecco, anche lui è già morto. Perfetto, ragazzi. Abbiamo fatto 22 omicidi, siamo morti solo 2 volte. Vabbè. Incredibile. Poi inoltre, ragazzi, io ho comprato un sacco di armi, ragazzi. Io ho comprato l'archibugio, il lanciagranate, insomma. Anche ho comprato di tutto io, ragazzi. Tutte queste armi, cioè. Le pistole doppie, fucile da cecchino, mitragliatrice, fucile, il lanciagranate, il bazooka, il Little Italy. È questa che avevo intenzione di provare anche nella seconda partita che voglio provare a fare adesso. Perché anche quest'arma è abbastanza formidabile. Ma dai, sempre in sta mappa. A parte che anche andando avanti ho sbloccato tutte le mappe del gioco. Non so se ne metteranno una nuova, quindi adesso vorrei provare a farne una a caso. Ecco, Baia Gelato. Vabbè, Villaggio Innevato, sa. Proviamo Villaggio Innevato, che forse è molto. Magari può interessarvi come mappa. Ok, perfetto, allora. Ecco, usiamo. Rocket Crash ha tentato di uccidermi. Oh, ok. Ecco, già lui si è tolto la vita. Ecco, come vedete quest'arma, anche se non è automatica, cioè il revolver fa un sacco di danni ed è anche abbastanza utile, anche da vicino. A colpo ravvicinato fa più danni però. Ecco, come vedete. Oh, ai ai ai. Ah, ecco, mi ha ucciso Vulcan Dynamite. Ah, questo è il mio nemico numero uno. Poi inoltre, ragazzi, andando avanti di livello sono no arrivati nuovi nemici, come noterete dalla partita. Infatti sono arrivati nuovi nemici, Rocket Crash, Vincenzo Cesar, Rattle Blaze e. Oh, cioè anche lui con i bazooka, cioè mi sta veramente sulle scatole. Perché oh, magari mi può uccidere con un solo colpo, anche se adesso sono ultra potenziato. Ok, perfetto. Beh, adesso sono diventato insomma potente. Ok. Non fa. Oh. Ma cos'è? È l'alba dei suicidi in respawnables. Oh, cavolo. Qualcuno ha tentato di uccidermi con i barili esplosivi. Che vabbè, non sono proprio dei barili esplosivi, ma vabbè. Poi non so, ragazzi. Come spara tutto, insomma. Volevo provarne a portare tipo anche tipo da cecchino, anche se già tipo io porto Dino Hunter Deadly Shore, anche se tipo io è tipo uno sparatutto, però alla fine anche insomma i videogiochi zombie dove si spara insomma sono pur sempre sparatutto. Magari come gioco sparatutto potrei, cioè, portarne uno a tema zombie, o magari potrei portarlo nella mia serie che faccio sul mio canale. Che si chiama carrellata di giochi zombie. Ovviamente solo giochi per Android. Poi vabbè. Quando un giorno porterò video su video con il PC. Perché sono povero, ragazzi. Ma vabbè. Ok. Ai 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 ai. Ok. Vabbè, dai. Direi che stiamo vincendo ora. E infatti abbiamo vinto morendo male. Ma vabbè. Ecco, a parte che adesso abbiamo fatto meno incisioni, però insomma ce la siamo cavata. Quindi io, ragazzi, non so, io direi di fare una seconda partita, ma di nuovo con il fucile d'assalto sparacqua.
Ok, ragazzi, ho preso il fucile e ora siamo ai giardini reali, che è una nuova mappa che ovviamente ho sbloccato andando avanti di livello. Ok, intanto proviamo quest'arma perché... Ma uffa, cioè, ma tu vuoi uccidermi proprio? Tu ce l'hai con me oggi, tu ce l'hai con me oggi, ma cos'hai con me? Cioè, mi vuole subito uccidere questo. Mamma mia. È vero che spawno quando lui spawna con me, mamma mia. Oh, sono vivo per miracolo, cavolo. Beh, a parte che posso respawnare, tanto chi se ne frega di morire, però voglio cercare di vincere, di arrivare per primo senza morire male. E ovviamente voglio farlo al meglio. Ok. Kaboom! Ecco. Oh, ecco, ragazzi! Oh, c'è un boss! Allora, forse me lo sono dimenticato di dirvi. Non so se forse in un mio video avete visto un boss, ma allora ci sono da affrontare tipo dei boss da affrontare con le armi. E una volta uccisi si può avere tipo delle abilità o degli accessori per poter... quello lì però, Whisplash, è troppo potente, ha doppio revolver, però almeno lo posso rallentare con il mio fucile, sperando di non morire male. Ok, perfetto. Ah no, 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 muoio molto male, molto male, molto male. Quindi, no, ce l'ho fatta. Ok, forse ce la facciamo... Ecco, quasi ce la facciamo. Oh no! Mi sa che l'hanno già ucciso, ragazzi. Ma no, è ancora vivo! Quindi allora, vediamo se a questa distanza lo posso uccidere. Sì, forse lo posso... No! No, dai, dai, dai. Aia! Dai, dai, dai! No, mancava pochissimo, ragazzi. Mancava peccato che non l'ho potuto eliminare io. Ma vabbè, dai. Vabbè. Ma... Ah, ecco, pensavo di essermi buggato, ma vabbè. Ok, sto terminando qua la partita, quindi ragazzi... Oh, ah, maledetto, tu che mi hai ucciso! Volevo uccidere io il boss! Oh, eccoti! Ti rallenterò con il mio facile! Fì. Vabbè, tanto... Ho vinto di sicuro, ragazzi. Eh sì, ragazzi, ho vinto io. Vabbè, ragazzi, perfetto. Bene ragazzi, il video termina qua, spero che questo video di special, no, vuol dire Spawnables, vi sia piaciuto e mi raccomando mettete like se il video vi è piaciuto e se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per gli avvisi se siete già iscritti e ci vediamo un prossimo video, spara tutto, ciao a tutti!